Nuvola, nuvola scura, che sei venuto a fare? Va via, vattene lontano, vattene all'uosco, ristuccia, ristuccia, vattene da chi la parte scura, di uno canto lo gallo, di una vicita ciampa di cavallo, vattene, vattene all'uosco, Vattene, nuvola, vattene di qua, lontano, lontano, ad uno canto lo gallo, di una vicita ciampa di cavallo, vattene, 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 resta vattene, lontano, lasciami lavorare, resta lontano. Vattene. Va via di qua, brutta nuvola scura. Vattene, vattene, vattene all'uosco. Vattene lontano, lontano di qua, lontano. Visita di De Gasperi a Potenza. La Lucania, vittima di un'annosa incuria, riceve finalmente i segni dell'interesse nazionale e sa mostrarsene grata. In 5 anni, 465 appartamenti, 1957 vani sono sorti per iniziativa dei lavori pubblici. Municipi e uffici danno decoro ai paesi, scuole sono nate e opere igieniche. Sulla piazza i cartelli mescolano ringraziamenti e desideri. Anche della concretezza di quelle richieste De Gasperi elogia la gente lucana. Benne e macchine già stanno rifacendo il volto di questa terra. Con gli onorevoli Colombo, Iervolino e l'ingegnere Calia, il presidente inaugura sul Sinni i lavori di sbarramento a scopo irriguo. Uno dei problemi di Matera, i famosi sassi, caverne appena rivestite da un muro. La visita di De Gasperi significa per questa gente impegno che non abiterà più sassi, ma case. Su queste piane delle Murge vedremo nascere viti e olivi. La riforma risolve un problema produttivo e sociale. Fanfani è qui per constatare i risultati. È davvero come aprire una grande strada al lavoro. Oggi in Lucania si distribuiscono 1400 ettari suddivisi in 202 quote. Passano le campagnole per le vie già avvezze alle macchine agricole. Si stanno costruendo le strade, i borghi residenziali. Con i loro centri aziendali, la palazzina, alloggio funzionari, i magazzini, le scuderie, le officine e 21 case coloniche. Volti ancora quasi increduli fissano una piccola torre di certificati. Il ministro li consegna agli assegnatari. Il mondo è cambiato anche per questi braccianti e contadini. Per secoli si sono dovuti contentare di promesse, oggi le vedono mantenute, più presto di quanto sperassero. Il presidente Ramadoro e il ministro Fanfani sanno che alle loro parole risponderanno non solo applausi, ma lavoro. Si riassume a metà ponto il giavatto lavoro degli enti di riforma e il plastico che Campilli osserva col sottosegretario Colombo riassume le provvidenze con cui si articola la trasformazione fondiaria. Moderni villaggi rurali creano migliori condizioni di lavoro. Strumenti agricoli più adeguati migliorano la produttività della terra. Dei 180.000 ettari espropriati tra il Basso Molise e il Capo di Leuca, 77.000 sono già stati distribuiti. Oggi è la volta di San Teodoro e Campilli rileva i valori economici, nazionali e umani che scaturiscono dal più alto livello delle popolazioni del Mezzogiorno. Oltre 1.000 ettari di terreno vengono assegnati a contadini di Bemalada, Montescoglioso e Pistacci. Per i loro campi passano strade ed elettrodotti e soprattutto sta arrivando l'acqua. Qui lo sbarramento del Tara, qui la diga di San Giuliano. Dopo secoli di torpore, l'acqua saluta il giusto, meritato risveglio di questi paesi del sud. È vero, è verissimo. Per quanti figli l'è riuscito? Il figlio mi è tutto quanto. E lo ripete sempre questo video? Sempre, sempre. Quando ancuno, io so che fa, non imparavo, c'era mio padre. Che era antico pure, era... Sapeva farlo anche suo padre. Signora, e lei ci crede? Ma non lo so, però loro ci credono tanto. Loro, cioè i vecchi, che qui rappresentano sempre la tradizione, che si affida spesso alla poesia. Mescola, mescola, dice un canto popolare, hai tirato il grano dalle foglie, hai tolto al tempo il senso della morte. Mescola, mescola. E indovina la tua sorte. È davvero questo gesto all'aria del sortilegio. Questo che giunge da lontano è il canto di un uomo
è un uomo che passa un'ora dopo la mezzanotte col suo mantello, con la sua ombra. La vecchia è soddisfatta. La sorte sarà propizia alla creatura che nascerà. È maschio, auguri, è maschio, auguri. Ecco, ancora una volta, il fuoco ha raccontato una favola. Anche la storia, quella non troppo remota, diventa qualche volta favola e i ragazzi affascinati la rivivono nei loro giochi. Quell'epica! Fu in un'alba livida del 1861 che decisi di darmi alla macchia per difendermi dalle insidie dei ricchi e dei potenti e nel giro di 3 anni percorsi con la mia banda le deliziose terre di Puglia e Basilicata, compiendo ovunque depredazioni e ricatti, talvolta sfuggendo le truppe, talaltra attaccando all'improvviso, spesso con l'agguato e con l'insidia. Ferito 4 volte, ho visto cadere ad uno i miei più fidi, Ninco Nanco, Masiello, Rocco Serra, Grippo, La Rocca, ed ebbi dolorosi abbandoni da compagni già carissimi. Signore e signori, ascoltate. Ha inizio il racconto della storia di Carmine Crocco, detto Donatelli. In quei tempi remoti e lontani, quando i re si chiamavan Borboni, e i signori potenti baroni comandavano senza pietà. Crocco, il pastore di Rio Nero in Vulture, che da semi analfabeta diventò generale dei briganti, ci ha lasciato nelle sue memorie una testimonianza lucida e agghiacciante della sua vita di fuorilegge. In Basilicata, le vicende che accompagnarono l'unità nazionale sono spesso legate alle storie di questi briganti, che nella loro sostanza amara hanno espresso il pessimismo e la protesta di una società sconvolta dalla miseria e dai soprusi. Non c'è paese, non c'è viottolo che non sia servito a un'imboscata. E non c'è episodio che non sia entrato, ricco di stupori, nei giochi dei ragazzi. Ma 100 anni dopo quell'avventura, che pur nella sua realtà squallida ha avuto un peso determinante nell'evoluzione del mondo meridionale, come viene considerata la presenza dei briganti della gente lucana di oggi? C'era uno che si chiamava, dicevano, che era Nicola Mariola, l'hanno tagliata la testa in campagna e ce l'hanno messa in piazza. Le considero che erano persone che avevano ragione, come può succedere anche oggi questo. E tanto, chi lo sa, o non c'era legge, ma che ti capisci, una volta che era brigantaggio. Forte randello, mentre il fiero ladrone ammazzò. Quando passo di qua, passo di notte, paura non ti tengo in una parte. Sopra le spalle porto lo doppotti, tali sacchetti porto l'armi curte. Ho raccolto questa ed altre ballate girando in Lucania sui sentieri dei briganti. In molti villaggi e masserie, a più di 100 anni di distanza, la gente parla ancora di Crocco, Ninco Nanco e delle loro imprese. Se c'è qualcuno che si sente forte, me ne esce fuori a capo a capo tutti. Ecco Avigliano, a pochi chilometri da Potenza, patria di Ninco Nanco.
Un anziano del luogo racconta l'assalto al paese tentato dai briganti. Ningolanga mosse contro questo, con della cavalleria e soldati a piedi. Si portò fin sotto le mura, qui dietro le rocche, e proprio nella zona qui, Fontanella, denominata Fontanella, avvennero gli scontri. Incominciarono le ingiurie tra Aviglianeese e lui, ingiuriando che non avevo rispetto né della famiglia né dei parenti né di tutti. E dopo di ciò passarono immediatamente ai fatti. Tra quella finestra, un certo D'Andrea, se non sbaglio, Vito Antonio, vide un brigante lo ferì. Questo a sua volta riconobbe il D'Andrea e gli disse: guarda, i noi ci te vedi, a noi ci te vedi. Effettivamente lo sparò e lo colpì. I briganti ebbero la peggio e li ripiegarono. Proseguendo per 30 chilometri, tra le colline brulle, si arriva a Rio Nero in Voltre, paese di Camere Corocco, il più celebrato dei briganti lucani. Più volte i briganti irruppero spavaldi per questi vicoli. A poca distanza, nei boschi del Monte Vulture, attorno ai laghi di Monticchio, Crocco e la sua banda vivevano alla macchia. Ogni tentativo di scovarli era inutile. Ho ritrovato questa ballata a Rio Nero. Così la madre di Crocco piangeva il figlio braccato fra i boschi. Carmenuzzo, Carmenuzzo, tutto mondo è di Aslagna. Te vorrei meglio morto che bandito alla campagna. Altri 15 chilometri di strade fra i boschi ed ecco che compare la rocca di Melfi, la città che tributò onore da trionfatore al generale Crocco e alla sua banda. Siamo venuti a Melfi per ristabilire l'ordine della giustizia. I Piemontesi, che Dio li strambenedica, la giustizia l'hanno lavata, ma noi la rimettiamo per forza! Tornando verso Potenza, un altro maniero domina la campagna. E il castello normanno di Lago Pesole. Era qui che si davano convegno le grandi bande di briganti. E qui i briganti furono dispersi 106 anni fa. Da allora nel castello c'è una piccola stazione di carabinieri. Ci avviciniamo a Frusci, la contrada dove fu inseguito e ucciso Ninconanco. I vecchi lo chiamano ancora il limite, il punto di arrivo di Ninconanco. Boom.
li brazza misi in cruci, tra lo firuto petto, lo morto e curi morti, non si ne parla più, ma c'è non scorda li malefatti sui. Ma Crocco e la sua banda si spinsero anche molto più a sud. Passarono sotto le montagne orride di Albano e Pietrapertosa. Dall'alto di questi villaggi la gente vide galoppare i briganti verso i paesi al confine della Puglia. Questo è Grassano, uno dei tanti paesi bianchi raccolti in cima alle colline. Un vecchio, quasi centenario, ce l'ha ancora oggi con Crocco e Ninconanco, che per via di una oscura storia di donne mozzarono le orecchie a suo padre e a un altro della famiglia. Ninconanco e Crocco. Crocco e Ninconanco. Le chiamavo. Ancora oggi nessuno della famiglia riesce a levarsi di dosso il soprannome di Orecchie Mozze. Oltre le gole del Bradano, appare alta nel cielo l'abbadia di Montescaglioso. Qui le leggende, come in Puglia del resto, non riguardano più il generale Crocco e il suo luogotenente Ninconanco, ma piccole e feroci bande locali. Erano uomini crudeli che punivano con una morte orribile le spie e i traditori. Miguzzu Foco, brigante analfabeta, per attuare i suoi turpi ricatti, soleva spedire le orecchie dei prigionieri allegandole alle lettere che la sua compagna segretaria, una certa Padovella, scriveva per lui. Padovella pensava e scriviva: vostro figlio l'avimo pigliato e narici ci avimo tagliato, e sta ricci che è frisca e che è russa va spedimo per l'intera espressa, e se poi non graditi chi giacia basta solo che voi ci mandate una cascinta con 1000 ducati. Cussi Miguzzu, chi erano briganti come a tanti, ma ignoranti come un davi pochi, diventa lubriganti conosciuto come la meglio pinna da contrata, e ogni giorno partivano solleciti richiesti, pacchetti, pacchi, lettere e minacci, e ogni missiva aveva in allegato naricchio, un occhio, un pedo, un naso, un dito. Padovella pensava e scriviva: non mandaste un uggio ducato, e una mano ci avevo tagliato, e frattanto aspettiamo e tagliamo, fino a quando la pratica in corso non si estingue automaticamente, sia lo vostro stimato parenti, non potimo tagliare più niente. Questo suonatore è uno dei pellegrini che ogni anno vengono da tutta la Lucania al monte della Madonna di Viggiano. E com'è? Sono due i pellegrinaggi ai quali partecipano decine di migliaia di fedeli. In maggio la statua della Vergine viene portata a braccia dalla Basilica di Viggiano alla Cappella sul Monte. In settembre si compie il percorso inverso, in discesa. In maggio c'era il sole, adesso piove. La statua venerata pesa quintali. Trasportarla è una dura fatica. Nessun ostacolo però è mai riuscito a fermare il pellegrinaggio, nemmeno quando non esisteva la strada e si saliva a piedi nudi sulla pietra in segno di penitenza. Mangorpa.
Adesso Tomas. Giunti in vetta, i gruppi si riuniscono. Ciascuno sosta dietro le insegne del proprio paese. Qui si viene per pregare insieme, ma anche per rappresentare la terra in cui si è nati. Perché venite qua? Brava Madonna. È stata malata mio figlio e vengo a fare la vista alla Madonna. Raccontate tutti i nostri peccati, i vostri peccati, che facciate? La Madonna aiuta. La Madonna aiutiamo sempre a noi. Veniamo dal nostro paese perché siamo dei devoti della Madonna di Viggiano e anche perché la mia famiglia ha ricevuto delle grazie da parte della Madonna di Viggiano. Vorrei spiegare un po' questo fatto che si verifica qui ogni anno e che si tramanda di secoli, possiamo dire. Secondo me ci deve essere qualcosa di dentro che sentiamo tutti quanti. Difatti qua veniamo da tutti i paesi e una volta riuniti qua tutti, ci sentiamo tutti fratelli, insomma c'è qualcosa che ci unisce, ci lega. E questo lo dobbiamo proprio alla Madonna. Il pellegrinaggio gira intorno alla cappella sul monte, edificata nel luogo in cui la statua della Madonna fu nascosta circa 900 anni fa e ritrovata in epoca più tardi. Ogni piccola comunità paesana trasporta un castelletto votivo che si chiama Centa o Cinto, perché è fatto con 100 candele. Accanto ad ogni centa c'è una sorta di labaro sul quale vengono appuntate le offerte. Ciascuna banconota offerta alla Vergine esprime il ringraziamento per una grazia ricevuta, oppure il pegno di un voto al quale si accompagna una richiesta. Dopo aver partecipato alla messa ed essersi confessati e comunicati, i fedeli si mettono in fila per toccare la teca dorata che custodisce l'immagine della Vergine. La statua risale ai primi secoli della cristianità. Il volto della Madonna e quello del bambino sono di legno, dipinto di un colore olivastro scuro. Hanno gli stessi lineamenti teneri e fissi, con un'incantevole semplicità di taglio. Alcuni bambini lasciano qui i loro abiti. Anche questo è un voto. Questa è la fossa in cui i fedeli nascosero nell'undicesimo secolo la sacra immagine per salvarla non si sa bene se da iconoclasti o dagli invasori saraceni. La chiesa è stata poi eretta intorno alla fossa. Tra oggi e domani, quante persone verranno quassù? È che ne può sapere di quante persone possono venire. Perlomeno possiamo arrivare forse 30-40 mila persone, per tutti quanti, anche in paese, anche dei visitatori che vengono sul mondo, no? Lei perché viene qui? Per fare il pellegrinaggio, perché abbiamo molta devozione, siamo di Caggiano. Caggiano è vicino, quanti chilometri sono? 100 chilometri. Bene. Dove avete cucinato questa roba? A casa vostra prima di partire? A casa nostra, sì, abbiamo preparato questo pellegrinaggio e abbiamo preparato tutto la consumazione a Caggiano, la consumazione la facciamo a Viggiano.
Senza fuochi artificiali non è mai una vera festa. Così si preparano per la prima serata del pellegrinaggio Razzi e Mortaretti. Quanti chili di esplosivo c'è qui? Più di 100 chili. Per il finale comunque, poi le bombe, chi lo sa, quando ne vogliamo noi. Mica le pensiamo, comunque le facciamo. Non è pericoloso questo mestiere? Ma molto, abbastanza. Comunque si fa anche per soddisfazione, per soddisfazione, per il mestiere nostro, comunque è un mestiere veramente che veramente, ci siamo appassionati, guardate, non è questione. Matalen, venne Matalen, Matalen, Matalen. Maddalena, Maddalena, mi te l'acqua all'usirena, casi nulla mi te buona, non te cante, non te suona. La Lucania ha una forte tradizione musicale. Per chi ama queste curiosità, diremo che negli intervalli in televisione ascoltiamo il suono delle arpe di Viggiano. Questa è una canzone di Pietro Basentini, un cantautore folk. Nazza, nazza, lupo trassina, se venna ammazza, tette per cambali puviretti. E nazza, 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 lupo trassina, se venna ammazza, tette per cambali puviretti. E Matalena, Matalena, metti la colusilena, casi non la mette per andare, non te non te sono, Matale, venne, Matale, Matalena, Matale. Si è fatta sera, si accendono le luminarie. Nella strada principale di Viggiano è stata allestita la fiera. Il pellegrinaggio è espressione di fede religiosa, ma è anche un'occasione di incontro. Gente che arriva anche da lontano e può trovare nuove conoscenze fra le giostre o fermandosi ad una bancarella dove si taglia la salsiccia paesana e si servono dolci. Torna a snodarsi la processione. Le fiaccole illuminano la sera. La gente si è mossa dalla Basilica di Viggiano e percorre le strade del paese. È un anticipo della processione più solenne che riprenderà l'indomani, quando la statua sarà riportata dalla cima del monte al Tempio di Viggiano. La parte religiosa è finita per oggi. È il momento dei fuochi, colori nel cielo nero. Festa per tutti. Poi si va a riposare. La giornata è stata faticosa. All'alba della domenica, sul monte ancora avvolto nella nebbia, i pellegrini si rimettono sulle spalle la statua della Vergine, che è stata rivestita nel Medioevo di oro zecchino. Discendono la china ripida che porta al paese. Sono quintali da trasportare, ma ogni paese si contende questo onore. Thank you.
Lungo il percorso la gente aspetta il corteo. Avere fede non impedisce di avere allegria. Basta il suono di un piffero campagnolo per cominciare una danza fra donne, con passi che in altre regioni sono stati dimenticati. La processione con la statua sta arrivando. La folla si accalca per vederla, ma sta succedendo qualcosa. I tratti di percorso sono assegnati ad ogni paese secondo criteri rigidi, per evitare discussioni. Ma si discute lo stesso, perché ciascuno vorrebbe tenersi la statua per qualche metro in più. In questo posto l'anno scorso la gente di Vigiano e quella di un altro paese, Caggiano, ha litigato per una questione di pochi metri. Era stata fatta una rettifica al tracciato e i due paesi rivendicavano ciascuno il privilegio di mantenere in quel tratto la statua sulle spalle. È una specie di questione d'onore. E c'è anche un problema di responsabilità verso chi è rimasto al paese. Quelli di Caggiano non vogliono cedere. Il blocco del corteo dura un paio d'ore fra dispute e scambi di accuse. Difficile capire chi ha ragione. I paesani di Caggiano sperano che con il passare del tempo i vigianesi cedano sotto il peso della statua, ma i portatori resistono. Infine i caggianesi devono rassegnarsi e il corteo può ripartire. Le teche sono adornate da offerte e immagini votive. Il corteo ha trovato una nuova collina. Più tardi riprenderà la discesa verso il paese. Canteremo in compagnia, grideremo, viva Maria. A Vigiano la folla attende su un piazzale che ha preso il nome da Papa Giovanni. Sta cantando un prete che potrebbe figurare bene in un teatro, almeno come potenza di voce. Viva lei che ci salvò, viva. C'è una messa solenne. Poi, finalmente, la statua della Madonna torna alla sua sede abituale, la chiesa settecentesca di Vigiano, elevata all'onore di basilica. Ancora una fermata sulla soglia della chiesa, perché la moltitudine vuole vedere la statua e avvicinarsi. Chi ha fede prega, chi non l'ha sa capire l'intensità del momento. Siamo agli ultimi momenti della grande processione. Famiglie intere, con i bambini intimiditi, sfilano davanti alla statua, la toccano, chiedono qualcosa o non chiedono niente, in silenzio, con venerazione. La statua resterà qui fino al maggio dell'anno prossimo, quando sarà riportata sul monte. Poi verrà un altro settembre e verranno altre stagioni, come succede da centinaia di anni, senza che si spengano la fede e la tradizione. E senza che diminuisca la generosità dei fedeli. Qui a Vigiano si mantiene un orfanotrofio grazie alle offerte dei pellegrini. È terminata la cerimonia, non la festa. Le strade rimangono affollate, i gruppi paesani tornano a riunirsi. Per ripartire c'è tempo.
Si balla la tarantella negli antichi costumi. Nella piazzetta si raccoglie ancora una platea di spettatori. Adesso la festa è finita davvero. Il lavoro dei campi è soprattutto solitudine e silenzio. Il contadino, il boscaiolo, il pastore, il bracciante è quotidianamente alle prese con la natura. Il suo unico dialogo è con l'albero che sta potando, col gregge che conduce al pascolo, con le zolle che sta dissodando, con le spighe di grano bruciate dal sole. È in queste interminabili ore di solitudine che il contadino si accompagna con canti d'amore, filastrocche, laudi, satire, che sono ricordi di tempi lontani. Questi canti rappresentano un patrimonio di grande valore culturale per il nostro paese, che ha un'antica tradizione contadina. Un patrimonio che in questi ultimi tempi si è cercato di recuperare in quasi tutte le regioni. Nella Basilicata, invece, poco o nulla è stato fatto. I primi studi, firmati da Ernesto De Martino, noto studioso di etnologia, si riferiscono al sud della regione. Mentre per l'Alta Basilicata, soltanto oggi si sta cercando di recuperare ogni elemento culturale che ancora vive con gli ultimi rappresentanti del mondo contadino, che sono le fonti più fedeli. Questo lavoro di ricerca viene condotto a Melfi da alcuni studenti universitari del Gruppo degli Interventi Culturali, un'associazione nata da alcuni anni tra giovani poeti, narratori e cultori di tradizioni popolari. La carità non ha limiti. Carità è anche la parola d'incoraggiamento che si rivolge a chi attende ad un'opera di beneficenza. Questa parola io chiesi in tutti gli istanti, la chiesi nella via, nella casa del Signore, nella dimora degli umili e dei ricchi. E molte volte l'ebbi e mi confortai. Dal diario di Don Pancrazio Toscano.
un umile prete del sud che 50 anni fa, in un ambiente funestato dalla povertà e da lunghi ostinati dissidi, ha fondato a Tricarico, in provincia di Matera, l'Opera Pia di Sant'Antonio, che accolse tra l'altro il primo mendicicomio della Basilicata. Fu un'istituzione unica per quegli anni, in una regione dove spesso si restava soli per i frequenti malinconici esodi. Don Pancrazio, che ricordiamo a 10 anni dalla sua scomparsa, fu un singolare prete questuante dei nostri tempi. Costruì edifici, aprì strade, architettò ponti con il solo aiuto della buona volontà. In altre parole, fu un pioniere ed ebbe uno stile, lo stile dei tempi difficili. In generale, al vecchio si pensa molto poco. Egli è prossimo ad abbandonare il mondo e prima che egli l'abbandoni, viene abbandonato. Queste considerazioni facevo con me stesso e mi torturavo nell'ansia di portare un rimedio a questo che è un grande male sociale. Pensavo alla necessità di un ricovero per i vecchi della mia terra. Provavo un profondo senso di pietà vedendo la miseria cenciosa trascinarsi per le vie e la pena cresceva vedendo i vecchi respinti dalle porte, insultati dai monelli nelle pubbliche vie. Volevo chiudere quelle miserie, metterle al sicuro. Un uomo simile come Don Pancrazio a Tricarico non c'è stato mai. Vorremmo che ce ne fossero molte per cambiare la faccia del paese, così come è stato fatto finora. Noi lo ricordiamo da vecchio. In effetti fu più giovane di noi, perché capì quello che era il suo compito anche 30 anni fa. Don Pancrazio era un uomo buono, buono, buono e più buono di tutti. Io sono una signora straniera, americana, venuta qua per ragioni di lavoro tanti anni fa e ebbe occasione di conoscere Don Pancrazio Toscano, che era un prete che sembrava non prete, ma quasi pugile per la tenacia sua, che non lasciava mai andare un'idea una volta che l'ha preso. Un esempio, non so, sarebbe il ponte che ha fatto fare con 40 anni di lavoro, che collega il paese con una strada che porta nei campi. Lui non ha mai lasciato andare, scoraggiato sì, mancavano i soldi, ma lui sempre con l'idea che questo risparmiava ai contadini un po' di tempo, così valeva la pena lui. Quei contadini con le facce di ieri e con tutto il bagaglio delle speranze che nascono e crescono giorno per giorno nell'attuale mondo meridionale, gli hanno eretto un monumento. Servirà per tutti quelli che verranno dopo, per i quali quest'uomo che sapeva innanzitutto parlare di Dio potrà senza dubbio costituire un programma. Io lo conosco, questo fruscio di canneti sui declivi aridi contesi dalla frana e queste rocce magre dove i venti e le nebbie danno convegno ai silenzi che gravano a sera sul passo stanco dei muli. Povera di molte cose, la Basilicata possiede una ricchezza sottile e invisibile, la poesia. È un capitale antico, dalla cadenza immutabile, che crebbe e maturò per una breve stagione anche nel cielo di Isabella Morra. Isabella. Nel nome Le donne di Valsigni si tramandano la storia dolente di una poetessa che 400 anni fa morì tragicamente nel castello del paese. Nel XV secolo Valsigni era dominato dai baroni di Favale. Erano nobili, violenti e senza scrupoli e tenevano in soggezione tutti gli abitanti del paese. Isabella Morra, una delle più note poetesse del Cinquecento, una fanciulla sensibile e appassionata, discendeva da quei baroni. A Valsigni visse con molta tristezza la sua vita. Quella che detta la fiorita etade, secca ed oscura, solitaria ed erma,
tutta ho passato qui, cieca ed inferma, senza saper mai pregio e beltade. Per lunghi anni Isabella subì la violenza dei fratelli che la tennero prigioniera nel castello del paese. In seguito, sospettando di una sua relazione amorosa con un nobile spagnolo, la uccisero a colpi di pugnale. Fu una vicenda che commosse e indignò anche i potenti dell'epoca, ma gli abitanti di questo paese lucano la vissero come una favola. Secondo una leggenda assai diffusa qui, Isabella morì alle 3 di un pomeriggio di dicembre. Sono passati 400 anni e la suggestione di quella credenza, che ancora oggi viene ripetuta a mezza voce, con tutto il fascino delle invenzioni di cui è ricca la fantasia popolare, ripropone quasi ogni giorno, in quest'ora stranamente evocativa, la figura dell'infelice fanciulla. Signor Gioacchino Rinaldi è un custode fedelissimo della memoria di Isabella, anche perché vive addirittura nel castello dove la poetessa fu trucidata dai fratelli. Ora, cosa è rimasto di quell'epoca? È rimasto tutta la parte esterna, tutto ciò che si vede esternamente, la torretta, la scuderia, il corpo di guardia. Isabella parla sempre di un fiume nelle sue poesie, questo Sidi che scorre via Valsigni. Infatti, quella è la torretta da dove si affacciava la poetessa. Dicono in paese che quando il fiume è in piena si sente il grido di Isabella che chiede giustizia. È comunque certo che Alcini, pochi giorni prima di morire, dedicò le sue ultime rime. Torbido Siri del mio mal superbo, or ch'io sento da presso il fine amaro, fatto noto il mio duolo al padre caro, semmai qui torna il suo destino acerbo. Dilli come morendo disacerbo l'aspra fortuna e lo mio fato avaro, inqueta l'onde con crudel procella e di mi accrebersi mentre fu viva non gli occhi no, ma i fiumi di Isabella. Eccoci a Montalbano la sera della festa. Non c'è che dire, il paese è sempre il paese.
Pietra Pertosa è il più alto paese della Basilicata. È un modello di grosso villaggio addossato a una parete ripida di montagna che si ritrova spesso nel retroterra montagnoso dei paesi mediterranei. Paesi molto simili si vedono per esempio in Siria. Vi mostreremo adesso la processione del Venerdì Santo a Barile. Noterete la gravità con cui la sacra rappresentazione è condotta. Dietro il Cristo, che sale la via Crucis, si vede una zingara che simboleggia il mondo avido di ricchezza e si pavoneggia spavalda, portando su di sé tutti i monili d'oro della cittadina. Infatti, i carabinieri le stanno dietro. Un'altra innovazione è nella Veronica. La faccia del Cristo le rimane stampata sul grembiule. Ciascuno ha probabilmente ritrovato in questa antologia di immagini un volto, una storia, una vicenda che ha conosciuto e alla quale ha partecipato. Sono quelle immagini che abbiamo ritenute più indicative fra le tante che la televisione presenta ogni giorno a milioni di persone in tutta Italia. E bastano, a volte, a far conoscere in un anno, nell'intimità della propria casa, quello che altrimenti non si potrebbe vedere nel corso di una vita. Go!
Questo viaggio nella Basilicata che cambia segue le orme di Carlo Levi, l'autore del famoso libro Cristo si è fermato a Eboli, ma anche pittore e uomo politico. Antifascista torinese, nel 1935 fu inviato qui al confino. Dalla storia della sua permanenza a Grassano e Aliano, nel 1979 il regista Franco Rosi ha tratto un film. Ne vedremo alcune scene per meglio capire l'atmosfera del Sud in quel periodo. Viaggio nel tempo inizia con il treno, tra gente comune e studenti pendolari sulla linea Potenza-Metaponto, cercando di osservare quanto è rimasto immutato e quanto lentamente da queste parti sta cambiando, secondo le descrizioni del libro pubblicato nel 1945. È venerdì, nelle piccole stazioni scendono le ragazze del trolley, valigie piene di libri e la speranza di un futuro migliore rispetto a quello di questa terra. I parenti vengono a prenderle per portarle nei loro paesi di origine. Poi, il lunedì mattina, ripartiranno per continuare gli studi a Matera, Potenza, Napoli, Roma e anche più a nord, a Pisa, Milano, Torino, Bologna. Scene che si ripetono da anni. Prima erano i contadini, oggi sono i giovani, i nuovi emigranti. Molti se ne vanno per sempre, oppure ritornano qui solo per trascorrere le vacanze. Tutto ciò sta causando lo spopolamento di molti paesi dell'entroterra. Secondo i dati indicativi demografici raccolti dall'Istat, la natalità in Italia rimane per il quinto anno consecutivo a tasso zero. La media è di 1,42 figli per donna. Qui in Basilicata, una regione dove la bassa fecondità è ormai un fatto consolidato, è scesa a 1,17. La maggior parte della popolazione è concentrata nei grossi centri. Il 56% abita nei 12 comuni più grandi, il 27% nei centri medi e solo il 17% nei piccoli comuni. Il trend demografico è positivo soltanto nella zona di Matera. Sono passati molti anni, pieni di guerra e di quello che si usa chiamare la storia. Spinto qua e là all'avventura, non ho potuto finora mantenere la promessa fatta, lasciandoli ai miei contadini, di tornare tra di loro. E non so davvero se e quando potrò mai mantenerla. Ma chiuso in una stanza e in un mondo chiuso, mi è grato riandare con la memoria a quell'altro mondo, serrato nel dolore e negli usi, negato alla storia e allo Stato, eternamente paziente. A quella mia terra, senza conforto e dolcezza, dove il contadino vive nella miseria e nella lontananza, la sua immobile civiltà. Così recitava negli ultimi anni di vita Carlo Levi, ricordando la terra di Basilicata, ma alla sua morte, avvenuta nel 1975, mantenne la promessa ritornando per riposare per sempre qui, nella tomba del cimitero di Aliano, nella valle del fiume Agri. Situata in un punto panoramico dove spiccano le guglie calcaree dei calanchi lucani, alla base delle colline di Sant'Arcangelo, Pisticci, la vecchia Craco, Grassano, Tricarico. Per sospetta attività antifascista, nel marzo 1934 viene arrestato e condannato al confino in Lucania, prima a Grassano, poi nel piccolo centro di Aliano, paesi contadini che segneranno per sempre la sua vita. Un raro filmato ci consente di ascoltare la voce di Carlo Levi mentre dipinge a Parigi. Venne al mio studio un giorno André Marot per vedere i miei quadri e, appena entrato dalla porta, gridò: «Ah, non ho mai visto una pittura più italiana di questa.
cosa che mi parve assai singolare in quel momento, quando io stesso arrivavo con le orecchie ancora piene di queste accuse di scarsa italianità. Questo è Cesare Pavese, questo è un grande americano, l'architetto Frank Lloyd Wright, questo è Di Vittorio e questa, che sembra una contadina, è Silvana Mangano. Dalla pianura del fiume Agri saliamo i tornanti che portano ad Aliano. In paese si ha l'impressione che Carlo, come lo chiamavano qui, dovesse spuntare da un momento all'altro. Qui ogni angolo lo ricorda. Un monumento è stato costruito in un giardino nei pressi della casa dove egli abitava. Nella parrocchia Don Pierino mostra la vecchia pianola che Carlo amava suonare. In paese alcune targhe ricordano frasi contenute nel suo libro. Il sindaco di Aliano, Luigi De Lorenzo, spiega l'impegno legato alle attività in programma, attività che interessano anche il vicino paese di Sant'Arcangelo. Nel 1998 nasce il Parco Letterario Carlo Levi. Il Parco Letterario Carlo Levi nasce da una sovvenzione globale, i parchi letterari della Comunità Economica Europea. Poi ci mostra un documento originale, uno scritto di Levi alla sorella Luisa. Qui a Daliano ogni anno viene organizzato un premio letterario, vengono premiati artisti e uomini di cultura. Buonasera a tutti, grazie per essere qui questa sera insieme a noi per questo importante evento per la 15ª edizione del premio letterario Carlo Levi. Alla memoria di Carlo Levi viene anche organizzato un premio per giovani pittori, i quadri degli studenti vengono esposti. Anche Aliano risulta tra i paesi che si stanno spopolando. Molti sono emigrati. Nella centrale via Roma i bambini dipinti da Levi sono ora anziani, alcuni giocano a carte, altri passano il tempo sulle panchine parlando del tempo, di politica, delle spese, la pensione e le tasse. Una scena del film di Rosi ci aiuta a ricordare come si pagavano le tasse negli anni 30. Che mangia? La minestra. Buono, voglio prendere anche io un pezzetto che non ho mangiato da ieri. Di più. Aspettami, scusi, cosa significano quelle due lettere sul cappello, UE? Questo è ufficiale esattoriale. Bestemmie sempre quello che mi ha ucciso queste due lettere sulla gabbia. Le tasse non le vuol pagare nessuno, le vuol pagare. Per la scusa che dicono che siamo poveri, siamo, però il maiale ce l'hanno tutto appeso sotto ai tetti. Salciccio, sibressata, vendresca, ci hanno tutto, alla corga, alla casa mia, vedi, un pezzetto di pane che con un po' di formaggio e così mi arrangio. Dopo la riforma agraria degli anni 50, da queste parti l'attività contadina era quella più redditizia. Da qualche anno sono rimasti in pochi a curare uliveti e agrumeti. Anche i pastori sono quasi scomparsi. In periferia ne incontriamo uno che viene dalla Romania e vive qui da qualche anno, muovendosi con il gregge tra le colline, cercando l'erba tra le guglie dei calanchi. Qualche giovane però è rimasto. Giovanni lavora duro, con il suo mulo e i suoi cani si muove tra i sentieri calcarei, si accontenta di poco pur di restare nella sua terra. Spera anche di sposarsi qui, ma di ragazze ne sono rimaste davvero poche. In paese si trova un museo che racconta il passato contadino. Qui sono conservati attrezzi che hanno fatto il loro tempo e sono passati alla storia. Non mancano oggetti di arredamento delle semplici case di una volta, il lettone grande, le credenze, gli assi per lavare, il braciere a carbonella per scaldarsi, ma il passato è passato e ora si guarda al futuro. Qui nell'arida vallata, dove Levi amava fare lunghe passeggiate solitarie, l'erosione continua a disegnare tortuosi itinerari nel calcare, scavando affascinanti scenari. Recentemente questi percorsi sono stati messi in sicurezza, giovani di qui organizzano passeggiate turistiche a piedi o a cavallo. Nico Noce, artista alianese, ha studiato le maschere colorate, con significati che ricordano personaggi, antiche credenze, superstizioni e tradizioni. Nico lavora sodo, non vuole mollare, organizza lezioni e mostre artistiche itineranti, portando in giro messaggi artistici e culturali, tutti legati alla sua terra.
Da queste parti c'è qualche segnale di controtendenza. Non sono pochi i giovani che lottano per non emigrare. Sanno che i tempi sono cambiati e anche fuori di qui trovare lavoro è duro. Allora ci si organizza, si sviluppano idee per lanciare il turismo. Con le autorità locali si organizzano per mettere in evidenza le bellezze e la storia di qui. Collaborano anche le signore. Con la loro esperienza fanno conoscere le bontà della buona cucina, curano i piatti tradizionali per attrarre visitatori che in estate non mancano. Le vecchie case vengono ristrutturate e in qualcuna si ricavano posti letto da affittare. Nella Pinacoteca sono conservate fotografie e quadri di Carlo Levi, un angolo culturale con cui la comunità cerca di valorizzare e far conoscere attraverso nuove iniziative il contributo che Levi, dopo la sua partenza da qui nel 1936, ha continuato a dare a questa terra. Rimase in contatto con i contadini, come uomo politico continuò a denunciare le misere condizioni di vita della popolazione dimenticata dalle istituzioni dello Stato, alle quali neppure la parola di Cristo sembra essere mai giunta. La pittura di Levi venne molto influenzata dal suo soggiorno in queste terre, diventando più rigorosa ed essenziale. Nel 1945 Carlo Levi intrecciò una relazione amorosa trentennale con Lucia Saba, qui ritratta, figlia del poeta Umberto. Levi continuerà nel dopoguerra la sua attività di giornalista. Nel 1963, per dare peso alle sue inchieste sociali sul degrado generalizzato del paese, convinto dagli alti vertici del Partito Comunista, incomincia a svolgere politica attiva. Candidato ad un seggio senatoriale, viene eletto per due legislature senatore della Repubblica come indipendente nelle liste del Partito Comunista. Il nostro viaggio sulle orme di Carlo Levi finisce qui, nella Basilicata che cambia lentamente, in una terra dove alcune cose sono rimaste immutate nel tempo, mentre altre si muovono grazie alla produzione di idrocarburi. Alcuni lucani hanno trovato lavoro a fianco di tecnici stranieri, i soldi delle royalties consentono sviluppo in vari settori. Molti contadini però non hanno più le terre, pesanti prezzi ambientali ed ecologici vengono pagati ogni giorno a favore delle industrie. Investimenti italiani e stranieri mirano ad ampliare la produzione dei 500 pozzi già in funzione. Presto dalla vicina Puglia arriveranno nuovi gasdotti da Turchia e Azerbaigian, vicini a quelli già in arrivo da Algeria e Libia. Si collegheranno al terminal di Taranto, trasformando questa regione in un importante snodo per lo stoccaggio e la distribuzione internazionale di gas e petrolio. Questo forse varrà la pena se realizzato nel rispetto della salute e delle norme ambientali. Se così sarà, vivrà anche la speranza che le nuove generazioni possano vivere nelle loro terre con i loro affetti, la cultura e le tradizioni e potrà portare giovamento e lavoro conservando anche il passato come hanno fatto i padri e i padri dei padri.